Salve a tutti youtubers e benvenuti a un nuovo video da parte del team di Portal Games. Io sono Luck e oggi andremo con un unboxing. Ma non un unboxing qualunque, infatti andremo ad unboxare un frullatore. No, scherzavo, mi è arrivato un pacco stamattina e spero che ci sia all'interno il naco, perché come da titolo ho comprato il naco in versione 2 e spero di trovarlo qui dentro, perché se ci trovo qualcos'altro, perché stavo aspettando anche un hard disk, beh, questo video non uscirà mai sul canale, ragazzi, un minimo di intelligenza, no? Se vedete questo video vuol dire che è un naco. Ma prima di iniziare il video però vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, iscrivetevi al canale, ragazzi, fate un Antonello felice, ve lo giuro, Antonello è felice, guardate, metto una foto qui ovunque, Antonello felice. Bello Antonello felice, dai, voi volete vedere Antonello felice, giusto? Rendete felice Antonello. E adesso possiamo andare, sigla. Quindi ragazzi, possiamo iniziare l'unboxing con questa visuale molto... ecco. Usiamo le forbici dalla punta arrotondata, come ci insegna il nostro idolo Saverio, e andiamo a tagliuzzare a lato. Vedete, ecco, guarda, cioè come li apro io i pacchi? Beh, non li apre nessuno, ragazzi. Chi ve li fa questi unboxing? Guardate, oh mio Dio, guardate come si taglia, cioè è incredibile. Mamma mia, se dentro trovo l'hard disk e non c'è il Nacon, vi giuro che spacco tutto. Comunque, una bella striscia. Guardate come va, guardate come va. Oh mio Dio, perché non si taglia qui? Non si sa. Ok, un po' più di forza ed è andato. Si continua così fino alla fine. Attenzione, no, è il Nacon, ragazzi. Proprio lui, incredibile. Wow, che cos'è questo? Cazzo, non lo sapevo, cioè non l'avevo ordinato io. Mi sa che me l'hanno regalato all'interno. Forse il porta joystick, cioè un porta joystick mi sa. Questa non me l'aspettavo nemmeno io, ma figo. Non so perché c'è questo strappo, ma noi lo lasciamo qui perché in futuro servirà sicuramente. E niente, raga, vabbè, l'unboxing non era su questo, però lo accetto volentieri, grazie mille. E vabbè, Tucano, ragazzi, non è per tutti Tucano. Ci rendiamo conto di quello che abbiamo davanti? Ce ne rendiamo conto, ecco. Facciamo la scatolone e andiamo a spellicolare questo Nacon. Mamma mia, quanto è figa la confezione, eh? Qui abbiamo un foglio dove mi dicono che ho pagato bei soldi. Sì, sì, sì. Esatto. Questa è la scatola. Fronte. Retro del Nacon versione 2. E che dire, la scatola è molto carina, ma noi della scatola non ce ne fosse più di tanto, perché noi vogliamo vedere cosa c'è all'interno. Andiamo a tagliuzzare anche qui, vediamo se si tira, vediamo un po' se ce la farò mai. No, perché c'è anche lo scotch dietro, ragazzi. Ok, ok, sì, ce l'abbiamo fatta, boh, io non credo, perché non si tira, ragazzi, cioè, non si tira, è inutile, io sto provando da 2 ore, sto provando, sto mettendo tutto me stesso, tutta la convinzione, come ben potete vedere, non è facile aprire un pacco, porca miseria. Vediamo un po', taglialo. Sì. Aspettate, siamo quasi. Sì. Se va. Sì, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Che tipo. Proprio lui. Ok. Questo pacco lo buttiamo via. E guardate qui il serpentone. Logo della Nacon. Bellissimo. Molto semplice, c'è scritto un Kaiser, quindi andiamo ad aprire. Ah, c'è il magnete, che figata. Wow,
Ciao, bello. Il calco del nostro joystick che andiamo ad innalzare. Ui. Minchia, fighissimo, raga. Ti giuro, non l'avevo mai visto al vivo. E devo dire che... Allora, come... Dicevano che come impugnatura era simile a quella dell'Xbox, ma... Tanto quanto, devo essere sincero. Comodo, però. Hanno tolto quello schifo di cavo che c'era prima. Adesso c'è, diciamo, il classico USB di tipo C. Quella dei cellulari, per esempio Samsung, mi pare. Ah, no, no, il tipo C è un altro ancora. Questo è tipo C. È un grip fantastico. Devo essere onesto, ha un grip fantastico. Cioè, è impossibile, secondo me, sudarci. Wow, vabbè. Lasciamo un attimo di parte, poi andiamo ad analizzarlo meglio più in là. Vediamo sotto tutti questi scatoli. Sentite che crollano. Cosa troviamo? Libretto di istruzione con 3000 adesivi che io adoro. Devi sapere che io ho una mania per gli adesivi. E ora questi adesivi li metterò per tutta casa. Sì. Fighissimi. Ok. Poi qui, ma due parole, manuale di istruzioni con la descrizione di controllo e scaricalo dal sito, perché oramai non abbiamo nemmeno la carta. Fanno pagare le cose 130 euro e non abbiamo la carta per fare un manuale di istruzioni. Qui cosa abbiamo? Un sacchetto. Un sacchetto. Così, secondo loro metto il Nacon qui dentro io. Non lo so, lo useremo per qualcos'altro. E una pezza. La pezza per gli occhiali che... Il Nacon, a che serve la pezza? Ma non si sa, ma noi siamo felici lo stesso. E qui, ragazzi, ci saranno i famosissimi 3 metri di cavo. Molto probabilmente. No, ah no, ci sono i pesetti che vanno all'interno del Nacon per renderlo più stabile, insomma, più pesante a seconda di come piace a noi. E qui sono i 3 metri di cavo. Wow. E questa è l'uscita di tipo C, che è per esempio quella dell'S8, raga, del Samsung S8. Non so se l'avete mai vista all'uscita, ma è questa qua. Proprio questa. Che andremo ad incastrare nel nostro joystick. Poi attaccheremo alla PlayStation, ci giocheremo come dei malati. Ma andiamo adesso ad analizzare che cos'è il Nacon. Quindi, ragazzi, andiamo ad analizzare più da vicino questo Nacon Revolution Pro Controller versione 2. Possiamo vedere che dalla parte frontale del joystick il posizionamento è asimmetrico delle levette analogiche, quindi una buona alternativa rispetto al layout del DualShock classico per PlayStation 4, molto più simile quindi a quello di Xbox One. Lo stick ha una superficie concava con una texture utile ad aumentare il grip, mentre quello di destra ha una superficie convessa pensata per far lasciar scorrere facilmente il dito fino al margine. La corsa è molto più ampia rispetto al DualShock normale e le molle riportano rapidamente le levette in posizione neutra. Come possiamo vedere bene dal video, si può modificare il peso del Nacon mettendo questi pesetti, diciamo, all'interno di una corsia che avremo sia dal lato destro che dal lato sinistro del controller. Una delle novità, diciamo, più importanti di questo Revolution è la piena compatibilità con il PC. Nella zona, diciamo, anteriore possiamo vedere i 4 tasti più interni da cliccare, diciamo, con indice e medio. Come sempre è possibile salvare fino a 4 profili, infatti abbiamo il tasto profile sulla destra, sempre anteriormente del joystick, dove potremo cambiare e selezionare i nostri profili. E infatti avremo 4 piccoli LED posizionati sotto il pulsante Share e Option che indicano quale profilo stiamo utilizzando. Ragazzi, questo era l'unboxing del Nacon versione 2. Ci smanetterò un po', vedrò un po' come funzionerà, più che altro per l'impostazione dei settaggi, dei tasti sul PC, e magari più là farò anche una guida su come settare il proprio Nacon.
Vi ricordo sempre di lasciare un like, commentare qua sotto e iscrivervi al canale. E ragazzi, si ci vede ad un prossimo video. Ciao a tutti.